Buongiorno, buon venerdì, primo di settembre, inizia questo mese, inizia anche eh, la eh, rassegna stampa di Mattino 6 che andiamo a vedere subito sul touchscreen eh, con i quotidiani regionali e le prime pagine. Eh, iniziamo dalla eh, prima di Pescara con la pistola in pugno, rapina la BCC, scrive il eh, centro, elice bandito solitario porta via... 25.000 euro, ma viene ripreso eh, dalle eh, telecamere di videosorveglianza. E poi, a centro pagina, le 90 piaghe d'Abruzzo: incendi, la mappa del grande disastro. Eh, andiamo ad, ingrand ad ingrandirla ancora un po' e eh, vediamo in rosso le zone eh, colpite. Dai Roghi, partendo da Civitella del Tronto, poi Caramanico Terme, Il Morrone ovviamente, Campo Imperatore, Cocullo, Colle Longo, Schiavi d'Abruzzo e tantissime altre località, a cui, ed è notizia delle 7.44 battuta dall'agenzia Agi. Uh, si aggiunge un incendio che è divampato nella notte a Torre dei Passeri in località Colle Civetta. Sul posto stanno operando uh, ormai da ore tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Pescara. Stando alle prime informazioni, scrive ancora Lagi, l'area interessata dal rogo sarebbe abbastanza estesa, le fiamme hanno anche minacciato alcune abitazioni ed è stato necessario posizionarsi a protezione. Al momento la situazione è sotto controllo. Nelle cronache andiamo a vedere le altre notizie. Accampamenti in centro, ecco la città dei eh, disperati eh, scrive sempre il quotidiano il centro per quanto riguarda l'allarme degrado e poi aveva 59 anni è morto eh, York il mimo amato dai bambini per la pescara calcio niente botto di mercato ora la grana degli esuberi ieri sera si è chiusa appunto la sessione del calcio eh, mercato Andiamo a vedere in Abruzzo, danza per la pioggia, prete accusa il vescovo sei un pagano e poi la polemica sanità scontro sul tesoretto di 70 milioni, ancora giudici di pace verso lo sciopero l'autunno caldo della giustizia. Nel taglio basso troviamo come di consueto il buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna se il jazz viene usato per la ricostruzione è il titolo eh, dell'articolo. Andiamo adesso nel taglio alto, i richiami dalla cronaca eh, nazionale, nuovo caso in Salento dopo Rimini, turista violentata nel villaggio Vacanze fermato un 27enne e poi la brutta bruttissima notizia per quanto riguarda i motori Valentino Cade da una moto da cross Rossi sospetta frattura di tibia e perone mondiale a rischio eh, diagnosi che eh, vi possiamo dire è stata eh, confermata e dunque addio mondiale per eh, Valentino Rossi Andiamo sul, ehm, sulla, pagina, sulla prima pagina di Chieti Lanciano Vasto, sempre sul centro il titolo di apertura. Autovelox, eh, respinti tutti i ricorsi, multe record a Brecciarola, quattro giudici di pace bocciano le istanze degli automobilisti. Nelle cronache il vertice in prefettura, acqua scarsa nel Vastese col piano eh, di emergenza e poi a Lanciano. Mensa scuola e servizio slitta di 10 giorni da Ortona porto a rischio 9 milioni per il dragaggio. Continuiamo sempre con il centro, la prima dell'edizione di Teramo, apre con la pagina sindacale sale il fatturato cacciati gli operai sciopero all'altria i sindacati dicono l'azienda si arricchisce ma licenzia 55 dipendenti nelle cronache da scerne di pineto moto contro un camion in coma un 36enne eh, rosetano a giulianova arboretti rinuncia a candidarsi e poi per il calcio teramo in sei vanno via niente acquisti nell'ultima giornata di calcio mercato ovviamente poi approfondiremo nella seconda parte quando arriveremo ad aprire le pagine dello sport cosa sta accadendo in casa Teramo perché c'è anche la frattura che si è creata fra la proprietà e il DS ripeto Continuiamo con eh, il centro, l'ultima delle quattro edizioni eh, provinciali è quella di laquila vezzano sul Mona. Andiamo a vedere il titolo di apertura ex dirigenti ASLE citati per 3 milioni. L'Aquila c'orte dei conti in 5 devono rispondere per eh, forniture senza gara d'appalto. Nelle cronache nella Valle Peligno ovviamente a tenere banco sono ancora gli incendi, il sindaco di Prezza taglia da 5.000 euro sui eh, piromani facendo eh, così sponda a quanto già eh, messo in campo dal sindaco di eh, torricella in provincia di Teramo e poi Avezzano ecco l'elenco delle nuove sedi scolastiche per la serie di L'Aquila Calcio un anno eh, di eh, ricostruzione eh, con eh, ieri c'è stata la presentazione eh, della eh, squadra. Andiamo avanti con la lettura delle prime pagine regionali, adesso passiamo al messaggero, questa è la prima dell'inserto Abruzzo, andiamo a vedere il titolo di apertura, Roghi ci vuole l'esercito, le fiamme avanzano ancora sul Monte Morrone colpito da Malore, il sindaco di Rocca Casale, gli ambientalisti dicono non bastano 70 militari, ne sono necessari 700 all'arme gas nell'area. Questo è un po' il riassunto della eh, tragedia a livello ehm, naturalistico sicuramente, ma eh, una tragedia insomma, più generale per la nostra regione con l'incendio del Morrone che ormai va avanti quasi da due settimane consecutivamente. Eh, purtroppo da una tragedia all'altra ehm, andiamo a Turri Valignani il ragazzo scompare da casa trovato in fondo ad un burrone eh, suicidio, l'ipotesi dei carabinieri ma ci sono alcuni eh, dubbi eh, andiamo a leggere l'intera comunità di, Torri, eh, di Turri Valignani è sconvolta eh, per la morte del 35enne del posto Luciano Nubile il corpo senza vita è stato trovato ieri mattina in fondo al precipizio del Belvedere non lontano dalla sua abitazione eh, ovviamente, per recuperarlo, eh, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno impiegato oltre eh, tre ore a causa della zona eh, impervia. Stanno indagando come abbiamo visto i eh, carabinieri sul corpo. Segni compatibili con quelli di una caduta, e la eh, caduta la morte sembra risalire alla notte. Nel pomeriggio di ieri, comunque su disposizione della procura è stata effettuata la ricognizione cadaverica. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro, senza parole, quelli che lo eh, conoscevano. Eh, continuiamo con ehm, la lettura della prima pagina del messaggero. Eh, nella fotonotizia pescara procedure poco chiare, scuole, il caos dei vaccini eh, nella didascalia. Per ora eh, nessuna chiara indicazione mamme nel caos riguardo le nuove vaccinazioni obbligatorie. Di spalla eh, Febbo e Chiodi a Paolucci. La sanità non è risanata la polemica dopo ehm, lo sblocco del tesoretto da circa 70 milioni eh, di euro. Gli esponenti di Forza Italia contestano i numeri dichiarati eh, dall'assessore. Nel taglio basso, a Pescara, la famiglia da Guinness dei primati, cinque generazioni sotto eh, lo stesso tetto: eh, dai 101 anni della trisnonna Teresa Di Giovanni ai sei mesi della piccola eh, gioia Marrone. Andiamo nel eh, taglio alto ora ehm, altri richiami altre notizie Teramo Latria operai in sciopero contro i 55 li licenziamenti adesione compatta a Pescara pochi asili nido il comune in difficoltà bussa ai privati e poi ancora le polemiche per la demolizione di Palazzo Sirena a Francavilla, Palazzo Sirena demolito e scontro tra architetti, anche intellettuali, storici e cittadini contrari all'abbattimento, è un simbolo culturale e turistico, la città è divisa in due. Continuiamo ancora con le prime pagine regionali, ora la città, il quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura: Scuole. Oggi è il giorno della verità, andiamo a vedere perché. Pronti gli indici delle sei scuole più vulnerabili, fiato sospeso per le famiglie di 2017 alunni teramani. A uh, centro l'incidente stradale a è grave un uh, 36enne uh, in moto sotto un uh, tir e il titolo sulla uh, fotografia. Andiamo nel taglio alto, a Teramo e tutto il bello della musica apre il settembre degli eventi e poi ancora la cronaca si accascia e muore. Eh, sull'autobus per un malore, a Giulianova eh, finalmente partono i lavori in eh, via Sauro, ancora Roseto degli Abruzzi, Agri Camping, Altarra, vinto il comune, Civitella, Ponzano, i soldi c'erano, sono le carte a dirlo per quanto riguarda eh, la frana. Eh, per eh, la cultura eh, Nisticò quel che resta del potere va in scena alla perdonanza e poi la eh, serie C, Teramo d'ora in avanti solo uscite. Eh, lasciamo le prime pagine eh, regionali, adesso eh, ci spostiamo su quelle eh, nazionali, andiamo a vedere i principali titoli dei quotidiani italiani. Il Corriere eh, della Sera apre con le violenze sulle donne, nuovi casi e accuse, arrestati tre stranieri in cella anche un italiano e scontro eh, politico. Eh, poi Uh, nella uh, fotografia l'uragano danni per 160 miliardi e 38 le vittime, ovviamente siamo negli Stati Uniti, il titolo è questo, il disastro più costoso uh, d'America. Continuiamo con la Repubblica. Il lavoro cresce ma è precario. Il titolo di apertura del eh, giornale Gentiloni, più di 23 milioni di occupati è record, 8 eh, contratti su 10 però sono a termine. Fuga dai nuovi voucher, l'Inps teme un calo dell'80% e il ritorno del eh, sommerso, questo per quanto riguarda i dati diffusi eh, dall'Istat. Eh, nel taglio alto il reportage, i profughi, la Brexit, le tensioni dell'Islam, la scoperta eh, dell'identità perduta del continente, il canto di Europa, viaggio a vela nell'Egeo cercando l'Occidente. Scendiamo eh, la politica, eh, andiamo a vedere i migrati, Minniti divide il PD così inseguiamo la destra, Renzi frena, sta facendo eh, bene. Andiamo sulla stampa di Torino, andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura. Il piano di Minniti tocca alle regioni integrare i profughi, corsi di italiano e formazione. Professionale quanto proposto, ma il governatore veneto Zaia dice non possiamo fare altri sforzi. E poi le polemiche, sempre ehm, d'oltreoceano: Los Angeles cancella il Columbus Day, eh, rappresenta il genocidio dei nativi italoamericani in eh, rivolta. E poi, sempre dagli Stati Uniti, il gioco delle spie chiusi in America: tre consolati russi. Continuiamo con il fatto quotidiano. Il titolo eh, di apertura alla Banca d'Italia è sotto inchiesta. Procura di Roma è adesso visco e a rischio. L'avvocato eh, Gentiloni, cugino del Premier, informato di tutto, firma la eh, denuncia andiamo a centropagina i garanti PD primarie in Sicilia obbligatorie perciò non si fanno il non statuto l'assemblea locale che può cambiare le regole non è stata eh, convocata Ora il Sole 24 ore chiaramente eh, sul principale quotidiano economico e finanziario italiano eh, c'è in primo piano quanto diffuso dall'Istat, occupati a livelli precrisi, cioè ai livelli del 2008, ma più giovani senza lavoro. Il calo degli inattivi spinge però la disoccupazione all'11,3%, incentivi a chi trasforma i contratti a tempo. Macron vara la riforma più contratti eh, aziendali. Eh, continuiamo con ehm, il sole 24 ore, pressing BCE sulle banche locali, l'inchiesta e i timori sui nuovi criteri di, dei controlli della vigilanza spingono a nuove aggregazioni, i casi della Brenner, eh, Bremer Landesbank e della portoghese Banif, il dossier eh, popolari. Andiamo nel taglio alto. Andiamo a vedere il tradizionale focus del Sole: fisco e scadenze. Da inizio anno 18 proroghe, ora tocca allo eh, spesometro e poi la scelta dei contribuenti, decreto bilanci, salvaguardia per le eh, dichiarazioni. Cambiamo adesso eh, giornale, passiamo al manifesto quotidiano eh, comunista. In eh, primo piano, precari miei, il titolo eh, sulla eh, fotografia chiaramente si parla dei dati ISTAT che eh, registrano, scrive. Il manifesto, un aumento dell'occupazione, 23 milioni di posti di lavoro, ma il tasso di disoccupazione cresce a causa del calo degli inattivi. Più over 50 occupati, meno giovani e donne, record dei contratti precari. Il governo e Renzi brindano al Jobs Act, c'entra poco però. Linda eh, Laura eh, Sabbadini dice che crescita insufficiente, restano le eh, disuguaglianze. questa posizione del, eh, eh, scusate, del manifesto e poi eh, Harvey travolge le raffinerie texane, l'uragano mette fuori uso il 15% eh, degli, degli impianti e dunque potrebbe esserci anche un rialzo eh, del prezzo del greggio. Andiamo adesso sì, sul eh, messaggero. Anche qui il titolo di apertura dedicato ai dati dell'Istat, occupate ai livelli eh, precrisi eh, oltre 23 milioni le persone che hanno un lavoro, ma la disoccupazione giovanile sale al 35,5%. Eh, le pensioni di chi ha assunto oggi uscite anticipate, niente, mini assegni con eh, carriera eh, continua. Eh, ancora a centropagina, dalle spiagge e le città aumentano i casi di violenze e molestie, la folle estate degli stupri, scrive il messaggero. Andiamo a vedere di spalla il nuovo fronte dell'Atac, chiesto il fallimento e corsa contro il tempo. A Roma un creditore si è rivolto al tribunale, l'Ok okay ha concordato rischia di arrivare è tardi. E per quanto riguarda l'emergenza Roma, vertice raggi minniti contro le occupazioni. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, restando sempre ai giornali eh, romani. L'Italia esplode sui migranti, stupri a Rimini e a Monza, arrestati due marocchini, preghiera islamica al prenestino e rivolta, paura per un altro palazzo da sgomberare. E allora il titolo è «Aiutiamoli a casa tua». VIP, preti e neoboldrini adottato un rifugiato, ma al tempo rispondono. E poi eh, la polemica che abbiamo già visto negli Stati Uniti, ondata tanti italiani negli States e da noi nessuno reagisce, accusano Colombo e dimenticano gli indiani. Per quanto riguarda invece le elezioni regionali in Sicilia, parla Nello Musumeci, io e Berlusconi vinciamo in Sicilia e poi in eh, tutta Italia. Uh, altra notizia uh, che riguarda il tevere: il tevere a secco svela il suo degrado, De detriti, immondizie e baracche ovunque: degrado infinito. Siamo a libero. La fabbrica dei fannulloni, il titolo di apertura, soldi dello Stato ai giovani per non farli lavorare. Il governo discrimina i poveri italiani, il reddito di inclusione è un regalino elettorale a chi non guadagna, ma paragonato a quanto spendiamo per mantenere un profugo è una mancia e costa solo il 30% di quanto sborsiamo per eh, l'accoglienza. Poi Uh, centropagina, per favore, non parliamo più della Boldrini. Oscuriamo la presidenta. Uh, nel taglio uh, centrale, il sistema contributivo è stato smantellato. Pensione a chi non paga, tagli a chi paga. La verità. Guerra immigrati italiani, eh, scrive il quotidiano fondato e diretto da Belpietro, la mappa dei luoghi dove ci si scannerà. Dopo i tumulti di Roma, inchiesta sui centri di accoglienza, laghera ad alto rischio di conflitti con la popolazione, sono eh, decine. Da Rimini a Milano, serie di stupri ed opera di eh, Magrebini, vittima anche un'ottantenne a centropagina nella eh, foto ehm, nella foto oliver stone intervista vladimir putin scendiamo ancora sui vaccini la lombardia sfida il eh, governo la proroga di 40 giorni bollata come fuorilegge dal ministro fedeli però maroni tira dritto il secolo d'Italia, l'estate degli stupri, scrive il quotidiano che fa riferimento a Fratelli d'Italia e poi in primo piano stampa uh, USA boccia l'Italia, migranti meglio Silvio e poi divorzio uh, banche immobili, un altro segno della crisi, addio al Columbus Day, Furia Liberal in America. Ora passiamo ad avvenire, il titolo è sui dati dell'Istat, il lavoro ora cresce ma resta a termine. In chiaroscuro i dati Istat di luglio, il crollo degli inattivi spinge il tasso di disoccupazione all'11.3%. Macron segue l'esempio le, del Jobs Act. Gli occupati oltre 23 milioni ai livelli del 2008 prima dell'arrivo della grande eh, crisi, centropagina nella fotografia. Incontro per il cinquantesimo della nostra eh, etate, il Papa ai rabbini, Roma si avvicina a eh, Gerusalemme. Il caso migranti, altri frutti amari, giallo sui fondi alla Libia, oggi il vertice a Roma, ad acqui, eh, filmati insulti al rifugiato, eh, sputi a un prete in chiesa. Ora il mattino di Napoli, anche qui i dati dell'Istat in primo piano, boom di occupati ma non giovani, al minimo storico il tasso di inattività ma la disoccupazione degli under 25 cresce al 35,5% e scontro sulle cifre, l'Italia torna ai livelli precrisi, 23 milioni di posti di lavoro, Renzi dice con il Jobs Act un milione in più. Eh, poi a centro pagina Campagna via i vaccini ecco le date per le famiglie, la regione varrà il piano d'intesa con le scuole, sempre per quanto riguarda le vicende partenopee, mercato il Napoli sorprende con inglese, eh, De Laurenti chiude con un 7 in pagella per il mercato del eh, Napoli. Nel taglio basso andiamo a vedere... Libia, il successo dell'Italia fa invidia, la stampa straniera accusa soldi alle milizie di Al-Serrai per fermare gli sbarchi e poi il Papa dall'analista, ma non è un film. La rivelazione di Bergoglio stupisce, ma la chiesa e Freud non sono più eh, nemici. Eh, passiamo adesso a vedere i quotidiani sportivi nazionali. Partiamo eh, dalla Gazzetta dello Sport, eh, in primo piano chiaramente la chiusura. Del calciomercato, affari record: speso un miliardo. Mai visti tanti soldi. Milan 6 da 8. Questo è il voto più alto che va ai rossoneri. Acquisti per ben 228 milioni di euro che ora vogliono prenotare. Iankto e Pellegri per gennaio sul podio. Finiscono le eh, torinesi, vedete la valutazione del mercato di Uve Torino è 7,5, quello di Inter, Napoli, Roma e Lazio è un 7. I colpi eh, dell'ultimo giorno è un toro scatenato: Nianga con Ansaldi, Zappacosta invece vola in Inghilterra da Conte. Mihailovic ha eh, la punta che desiderava il difensore al Chelsea per 28 milioni più bonus. Poi Inter, Caramo, ok, Nani e della Lazio. Kean va al Verona, Gabigol benfica, il Napoli prende inglese dal Chievo per il 2018, la Fiorentina si assicura l'Ovaso e poi Mbappé PSG ufficiale, Yorente agli Spurs. Nel taglio alto, altra notizia shock eh, di ieri, vale shock il titolo eh, sulla fotografia di un Valentino Rossi eh, sconsolato con le mani fra i capelli, Rossi eh, cade ancora in sella a una enduro frattura di tibia e perone mondiale, addio. Scendiamo invece nel eh, taglio basso, scatta il weekend del Gran Premio. D'Italia, Febbre, Monza, Fettel arriva in Vespa e trova una marea rossa. Tifosi impazziti. Seb, accendi la Ferrari e ti innamori. Eh, Ross Brown in Gazzetta: questo podio è unico. Continuiamo eh, l'Eurobasket Israele KO eh, Beli Melli eh, da Tome, Italia che esordio. Male invece l'Eurovolle, ieri eh, partita persa con il Belgio fuori ai quarti, di Sastro azzurro il Belgio ci schiaccia per il ciclismo. Spettacolo. Vuelta a frum cade Nibali eh, guadagna. Andiamo sul corriere dello sport bianconeri bloccano Emre Can e gli ehm, azzurri prenotano Berardi Juve Napoli senza fine la sfida mercato continua il tedesco non rinnova con il Liverpool ha già un'intesa per andare da Allegri giuntoli sulla punta del Sassuolo l'affare è solo rinviato intanto preso inglese ma resta al Chievo Uh, le pagelle sul mercato uh, Super Milan da 85 e mezzo da 7, le due eh, romane e eh, grande Juve alle spalle dei rossoneri Napoli un bel 7,5, e mezzo ha tenuto tutti i suoi eh, campioni e poi il titolo forza vale paura per Rossi brutta caduta Tibi e Perone fratturati il padre non è ot mh, ottimista l'infortunio con una moto di enduro sarà operato a Rimi addio al eh, motomondiale. Nel taglio basso, De Rossi apre Spagna-Italia, per noi vale come una finale mondiale. Poi la Formula 1 a Monza, affetta il scatenato. Vinciamo noi. Andiamo ancora avanti a vedere tutto sport con Niang e Euro Toro. Scrive tutto sport: Mihailovic accontentato, malgrado la cessione di Zappacosta al Chelsea. per... Più o meno 30 milioni di euro ha tenuto la sua prima scelta per l'attacco e Ansaldi come nuovo eh, terzino. Saliamo eh, nel taglio alto, mercato, i botti finali, Inter, Caramossi, ma il centrale non è arrivato. Milan, eh, prenotato Pellegri per gennaio. Per quanto riguarda la Samp, doppio colpo con eh, Zapata, c'è Strinic. Eh, le altre, Lazio, Ecco, Nani, Ricci al Genoa, Chiena al Verona e per l'estero Marez da Conte, Iorente sceglie il eh, Tottenham. Nel taglio basso, ancora ehm, la Juve è la più forte secondo eh, tutto Sport. La campagna acquisti si conclude senza fuochi d'artificio, però il bilancio resta positivo. Sette eh, giocatori investimenti per 162 milioni, Evedes si presenta, si sono un leader I presi. Per quanto riguarda eh, il Pescara del Sole e, e dell'Icarri, talenti della cantera eh, bianco-azzurra, eh, l'Italia grinta dei rossi, il Bernabeu non ci fa paura e con Belotti possiamo eh, cercare di fare il colpaccio. Mondiali, la Francia, Omilia, l'Olanda, Giappone eh, qualificato, poi le moto, Valentino, crack, gamba rotta con l'Enduro Mondiale, addio per il basket, per gli azzurri, Eurodebutto senza affanni contro... Israele. Noi adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore, poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna per aprire le pagine interne dei quotidiani regionali. Vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo quindi ad aprire i quotidiani regionali e lo facciamo con le pagine interne, iniziamo dal centro. In primo piano eh, Roghi, la mappa shock, le 90 piaghe che affliggono eh, l'Abruzzo, il eh, titolo eh, che poi eh, viene spiegato così colpiti dagli incendi, 80 comuni, gli ettari dati alle fiamme sono 7403 procure, L'Aquila, Sulmona e Avezzano da oggi indagano insieme, vedete anche in questa infografica ehm, di spalla ehm, eh, le località e gli ettari eh, che sono andati eh, a fuoco in questa estate davvero drammatica eh, per la nostra eh, regione Procure Unite, andiamo a leggere eh, meglio, eh, sul fronte delle indagini si registra una novità importante, è partita un'iniziativa di coordinamento di tre procure, L'Aquila, Sulmone e Avezzano, che indagheranno insieme la risposta della magistratura agli incendiari e della conferma investigativa che dietro ai roghi, tutti i roghi, si nasconde una sola eh, regia eh, criminale. Eh, andiamo a vedere gli altri box gli alberi più inceneriti sono i pini l'anidride carbonica prodotta sul Morrone di 400.000 tonnellate stato di emergenza la giunta regionale questa mattina approva la delibera sarà subito inviata al eh, governo eh, la mappa dei roghi eccola qui eh, la vedete eh, bene eh, riassunta da questa eh, cartina ehm, eh, e dai puntini rossi che indicano le zone eh, coinvolte eh, dagli incendi, circa 90 eventi abbiamo visto e eh, 7.416 gli ettari ehm, coinvolti nel solo Monte eh, Morrone, 2.082. Il disastro era evitabile, ehm, un documento lo prova. Sospiri di Forza Italia e la Onlus Ambiente e Vita accusano la Regione, non ha preso in considerazione l'avvertimento della protezione civile. Altre reazioni, l'ira del PD, Pezzopane, piano criminale, Pittella più prevenzione, poi Movimento 5 Stelle Verdi, pettinari, basta soldi ai privati, Bonelli la risposta è stata inadeguata, MDP all'attacco, Mazzocca, CGL accuse infondate, Melilla forestale da eh, ripristinare. Andiamo a vedere anche sul messaggero la pagina Abruzzo dedicata agli incendi, gli incendi avanzano, per fermarli ci vuole l'esercito, l'associazione H2O forum abruzzese dell'acqua non bastano 70 militari ce ne vogliono 700 il fuoco concentrato in Valle Peligna Malore per il sindaco Pace le fiamme sempre più pericolosamente vicino al centro urbano di Rocca Casale poi gli ambientalisti dicono troppi gas nell'aria il rimboschimento non è sufficiente picchi di biossido di carbonio emesso dai roghi Bisogna adottare tutti gli altri boschi della zona. Vi ricordo ed è notizia delle 7.44 battuta da Lagi, che è divampato un incendio nella notte a Torre dei Passeri, in località Colle Civetta. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco. Al momento la situazione è sotto controllo, anche se le fiamme hanno lambito alcune abitazioni. Restiamo sempre agli incendi andiamo a vedere. La conferenza stampa che è stata citata anche sui giornali eh, che ieri si è tenuta a Pescara, organizzata da Ambiente e Vita per eh, lanciare l'iniziativa Adotta un bosco. Paolo Renzetti. Oggi presentate questa iniziativa, adotta un bosco, un'iniziativa più che mai attuale eh, considerando tutto quello che sta eh, accadendo nella nostra regione sul fronte degli incendi. Sì, abbiamo monitorato gli incendi dal 1 di giugno al 29 di agosto grazie ai nostri dati di rilevamento satellitare multisensoriale in ambienti GIS, quindi perfettamente calabili nella cartografia esistente. E abbiamo potuto notare di come l'Abruzzo sia stata devastata, ma sia stata devastata non solo sotto il profilo della distruzione del patrimonio agronomico e forestale, ma anche e soprattutto per quelle che sono le emissioni di CO2 in atmosfera a causa delle, di questi eventi pirologici. Abbiamo portato due esempi campioni, Campo Imperatore e Il Morrone, abbiamo calcolato che per riparare a questo danno occorrono migliaia di ettari, ma non di rimboschimento come vuole la Regione Abruzzo, ma di gestione sostenibile della foresta e soprattutto abbiamo potuto notare di come la biodiversità distrutta sia stata notevolissima. Noi chiediamo di misurarsi sul campo delle azioni, sul campo del fare, quindi non solo sul governo delle relazioni, chiamo il Ministro, chiamo questo, chiamo quello e poi i mezzi non arrivano, arrivano tardi, ma sul governo del fare, che si misura attraverso una serie di azioni, di prevenzioni e di ricostituzione e rinaturalizzazione del patrimonio forestale che non passa attraverso il rimboschimento, tra l'altro vietato dalla 353 del 2000, anche se talvolta sono consentite delle deroghe, ma attraverso una serie di misure idonee a fare in modo che la la compensazione di CO2 a scala locale e la ricostituzione della biodiversità sia possibile attraverso interventi mirati. Adotto un Bosco punta essenzialmente a questo in collaborazione con Resgea che è uno spin off dell'Università d'Annunzio di Chieti del Dipartimento di Geologia e insieme al PEFC del professor Antonio Brunoni che ne è il segretario nazionale e che è tra l'altro il maggiore ente di certificazione di gestione sostenibile delle foreste abbiamo pensato di chiamare a raccolta tutti gli stakeholder abruzzesi, tutte le aziende abruzzesi affinché possano adottare un nostro Bosco. Adottare un bosco non significa fare rimboschimento, ma adoperarsi per una gestione sostenibile del medesimo, creare delle linee tagliafuoco, dotarsi di mezzi antincendio, favorire dei corsi di formazione per i volontari. La Regione Abruzzo purtroppo spesso fa relazione, ma non fa governo e noi temiamo che il non governo si veda in questi giorni. Noi temiamo che questo non possa essere il futuro della Regione Abruzzo. Il futuro della Regione Abruzzo passa attraverso la programmazione. E continuiamo sul centro, nella pagina Abruzzo. L'apertura è dedicata alla sanità e alle polemiche e scontro politico sul tesoretto da 70 milioni di euro. Polucci esulta sistema in equilibrio economico. Chiodi replica: solo fumo negli occhi. Effetti di politiche precedenti. Andiamo a vedere le dichiarazioni. Silvio Polucci, la migliore risposta alle polemiche dei mesi scorsi che mettevano in dubbio i risultati del lavoro messo in campo in questi tre anni. Gianni Chiodi. L'ex presidente della regione dice che la sua azione ha generato disavanzo riequilibrato attraverso coperture di bilancio prodotte da precedenti gestioni virtuose. Mauro Febbo, il capogruppo ehm, di Forza Italia e presidente della commissione di vigilanza, è insopportabile che si racconti una realtà fantasma che esiste solo nei sogni mentre la sanità abruzzese corre verso il baratro. Continuiamo giustizia, scioperi in vista, giudici di pace, PM onorari contro la riforma del ministro Orlando. Nel taglio basso, altra notizia, Mongolfiere in volo senza autorizzazioni, la Guardia di Finanza, ecco perché sono state multate critici, sindaco di Gesso Palena e organizzazioni della manifestazione. Andiamo all'apertura della pagina di Pescara sul centro, accampamenti in centro, ecco la città dei disperati, la mappa del degrado, i tunnel della stazione sono con i senza tetto poche ore dopo la morte della giovane e poi le parole della sorella, mia sorella derubata e lasciata morire la denuncia della famiglia, quel sottopasso è orribile un senza fissa dimora mi ha rivelato la verità Ancora Teodoro, il neoassessore alla lotta ai bivacchi del signore della politica, il neoassessore alla Polizia Municipale subito alle prese con l'emergenza degrado e già annuncia controlli a Raffica, nei prossimi giorni azioni sempre più evidenti dalla circoscrizione ad Ago della bilancia dell'amministrazione e così il cavaliere ha fatto la sua fortuna. Continuiamo sempre dalle cronache di Pescara Padovano: due volte no al mercatino. Il consigliere di maggioranza e vice capo di Confcommercio contesta il eh, progetto. E poi un altro bagno shampoo dentro la nave di eh, Cascella, la foto che eh, vedete ha fatto il giro eh, del web di Facebook nella giornata eh, di ieri. Passiamo. A vedere l'apertura della pagina di Pescara del Messaggero. Si parla di vaccini, per ora c'è solo incertezza, mamme in fila negli uffici dell'ASL, nelle scuole e dai pediatri, ma nessuno è in grado di fornire indicazioni sulle procedure. La Regione voleva collaborare con l'ufficio scolastico. Paolucci dice hanno preferito procedere. Autonomamente, a dieci giorni dal ritorno in classe, le norme sono chiare soltanto sulla carta, nella realtà è il caos. L'ente sanitario, ci stiamo organizzando, spiegheremo tutto in una conferenza stampa. E Poi scendiamo nel taglio basso, altra notizia purtroppo di cronaca nera, scompare la casa, 35enne trovato in fondo al eh, precipizio a Turri Valignani, Luciano Nubile si sarebbe buttato nel canalone anche se nessuno a Turri Valignani crede all'ipotesi del suicidio eh, messo in campo eh, dalla, eh, dai carabinieri che stanno indagando. Altra notizia sul messaggero, asili, nido, il comune bussa i privati, dopo il bruco il municipio affida una gestione esterna anche il raggio di sole, altri due in fase di recupero edilizio, tre le strutture controllate direttamente dall'amministrazione, rette dello stesso importo, Un obiettivo tagliare le liste eh, di attesa. Uh, scendiamo, altre notizie. Istituto Marconi, noi doppi turni, aule per fabbricate a Fontenuova, fabbricati chiusi e ristrutturazioni, ritorni in classe con i cantieri aperti a Montesilvano. Torniamo sul quotidiano il centro. Musica e solidarietà, piazze e strade riabbracciano il jazz. Tutto pronto per la tappa finale della rassegna itinerante del Centro Italia. Domani partita del cuore con Bova e Pirozzi. Ancora eh, la cronaca fa furti in serie in ospedale incastrato dalla telecamera l'uomo ha rubato la borsa con il bancomat a una paziente di terapia intensiva identificato dagli agenti del posto fisso di polizia dopo aver prelevato 250 euro. Nel taglio alto rubano abiti firmati bigiotteria denunciati cinque donne per un colpo al Megalò e poi Um, addio York, mimo amato dai bimbi e, um, Alfred Herman è morto a Brindisi a Pescara, stazionava su Corso Umberto La politica uh, pescarese pidilite per il telecomando tra Diodati e, e Pagnanelli Il presidente del Consiglio Comunale chiede indietro il dispositivo di accesso al parcheggio comunale all'ormai ex assessore che risponde Vergognati, mi aspettavo eh, solidarietà e poi la memoria Pescare e Pisa ricordano insieme le bombe del eh, 43 altra notizia di cronaca armato di pistola rapina la BCC di Elice cappellino da baseball e occhiali da sole bandito porta via 25.000 euro ma i filmati potrebbero aiutare ad identificarlo. E poi rampe per disabili, stop al canone, il Consiglio Comunale dice sì alla proposta dei 5 Stelle di eliminare eh, le eh, barriere. Continuiamo con la pagina di Montesilvano, lavori pubblici, opere per mezzo milione di euro, stop alle alluvioni, il sindaco Maragno scommette sugli interventi idraulici programmati in via Piemonte, Emilia e eh, Maremma. Per i danni da maltempo, risarcimento alle imprese, istanze entro il 2 di ottobre e poi vigilanza davanti alle scuole, parlione, noi nonni vigili, sia i sodalizi no profit. Passiamo all'area metropolitana. Andiamo a vedere il titolo che riguarda Francavilla. Sirena, cielo, chiede okay la soprintendenza. Francavilla, Luciani chiude la vicenda della demolizione dopo un incontro a Chieti. Ma il caso arriva sul tavolo del ministro. È sempre da Francavilla: tenta un furto al totaler che è stato arrestato. Andiamo a vedere sul messaggero. Il titolo che riguarda sempre quello che sta accadendo per, su Palazzo Sirena, eh, Palazzo Sirena e scontro tra architetti, intellettuali, storici e tanti cittadini non ci stanno ad avallare la scelta del sindaco di abbattere l'edificio. Si tratta di un simbolo culturale e architettonico, il valore è rimarcato anche da Massimo Palladini di Italia eh, Nostra. Torniamo sul eh, quotidiano Il Centro, andiamo alla pagina di penne eh, dell'Alta Valpescara. Allora, si parla di emergenza idrica, diga sempre meno acqua, a rischio pomodori e mais. Agricoltori preoccupati anche per la produzione del tondino del Tavo, una varietà di fagiola autoctona, col diretti vecchia la rete dei consorsi di eh, bonifica. Nel taglio basso, Manopello. Dice: Stop ai migranti. Incontro tra comuni, commercianti e residenti. Abbiamo già raggiunto i limiti. Apriamo adesso la pagina di Chieti, sempre sul centro. Eh, Bulte eh, di Brecciarola, l'autovelox dei record: respinti tutti i ricorsi. Quattro giudici di pace di Chieti bocciano le stanze con varie motivazioni. Da, oggi a, eh, da dicembre a oggi, scusate, 21.000 verbali. Nel primo mese, 150 al giorno. Ora sono. 88, vedete è rassunta la media delle multe eh, per questo autovelox nel taglio basso, poca acqua nel Vastese sindaci dal, eh, dal prefetto, eh, andiamo a vedere insieme il titolo: Comuni eh, e rioni a secco da settimane, vertice con la, la mh, protezione civile. Pronto il piano di emergenza. Andiamo sul Messaggero, andiamo a vedere anche eh, la pagina eh, di eh, Chieti, eccola qui. Negozi svaligiati a Megalò, in trappola la banda in rosa, il titolo di apertura della pagina. Controlli a tappeto contro i furti: 5 denunciati e un arrestato. La gang al femminile ha rubato 100 vestiti in 10 punti vendita. Eh, ci aspettano i bimbi a casa, siamo oneste lavoratrici, hanno tentato di eh, giustificarsi. E poi la cassaforte con la droga, i jeep, i soldi del traffico di droga riciclati al, eh, all'estero. Eh, L'ipotesi dopo l'arresto dei Rosati, la moglie ucraina coinvolta nel reimpiego delle somme. Nel taglio basso pignorò la poltrona del Sindaco di Chieti cooperativa eh, sfrattata a giugno era avvenuto l'episodio del eh, pignoramento. Passiamo alla pagina di Lanciano Vastortona. A Lanciano è emergenza per il guano dei piccioni, il comune di Fida otto famiglie a installare dissuasori in, in metallo per tenere lontano i volatili. Allerta dopo il problema a scarafaggi, gli escrementi si sono accumulati in strade vicoli e persino vicino all'ingresso del miracolo eucaristico e scatta la protesta eh, dei eh, residenti e poi da Tessa per quanto riguarda la Sevel, più richieste alla Sevel cinque turni di eh, straordinario e questo eh, l'annuncio della eh, dell'azienda. Dell eh, torniamo adesso sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire eh, la pagina eh, di, eh, di Teramo, sciopero alla Atria, fatturato in crescita, ma l'azienda licenzia, adesione totale alla protesta dei dipendenti dello stabilimento di Sant'Atto contro l'annuncio di eh, 55 esuberi. Andiamo a vedere insieme eh, il servizio realizzato ieri mattina davanti ai cancelli dell'azienda. C'è stato un primo incontro il 29 di agosto e, nel primo incontro, eh, questa vertenza sembra non avere sbocchi significativi. L'azienda ha dato solo alcune disponibilità a valutare accompagnamento alla pensione per i pensionabili e a ricorrere a qualche part time. Noi come organizzazioni sindacali abbiamo valutato che senza la disponibilità a ricorrere ad ammortizzatori sociali non riusciamo a intravedere sbocchi e su questo punto l'azienda ha ribadito l'indisponibilità a prorogare la cassa integrazione attualmente in corso. Stiamo interessando le istituzioni, ieri siamo andati in Regione per cercare di costruire un'intelaiatura che consenta di trovare degli spazi di soluzione. La Regione ci ha detto che un tavolo lo vorrebbe costruire, quindi avrebbe intenzione a convocare le parti per cercare di analizzare la problematica aziendale, cercare di capire quali possono essere le possibilità. Notizie dell'Atria che ritroviamo anche in apertura di pagina sul messaggero per quanto riguarda Teramo. Atria sciopero compatto, noi 55 licenziamenti sindacati, le relazioni sono difficili, di fatto la proprietà è un fondo di capitali. E poi l'emergenza idrica, Valle Castellana rifornita da autobotti, sulla costa invece non ci sono grossi problemi dove i turisti in vacanza sono ripartiti nella pagina di Giulianova Roseto e della Val Vibrata svaligiata la casa di Maria Immacolata i ladri entrati con un furgone forzano le porte, rubano mobili arredi e saccheggiano anche la cucina e il refettorio la struttura attualmente era chiusa perché è inagibile e Don Vinicio aveva impedito anche i fuochi artificiali notizia che arriva da Giulianova proseguiamo con la lettura delle notizie dal Terramano apriamo la città Scuole sicure, indici sismici, oggi è il giorno della verità. Prevista la riconsegna dello studio sulle sei scuole più vulnerabili. Poi si deciderà per, i, eh, per 2017 alunni. Cauto ottimismo dall'amministrazione sulla verifica in LC3. Qualsiasi decisione sulle scuole probabilmente verrà comunque eh, contestata. Eh, andiamo eh, su, avanti. Tutto il bello della musica in centro a Teramo. Da questa sera fino a domenica, tre serate in Piazza Martiri con il tour dell'estate. Eh, andiamo eh, alla notizia della Atria. Eh, incrocia le braccia contro i licenziamenti. La Atria sciopero di otto ore nell'azienda di sanitari ceramici che a fine agosto ha annunciato 55 esuberi. Il fatturato per l'azienda si è più che dimezzato nell'ultimo decennio, ma per i sindacati è cresciuto del 14% nell'ultimo anno. Il cordolo è l'ennesimo pastrocchio del corso per il consigliere D'Alberto. La sperimentazione è risibile. Andiamo ancora avanti. Le carte dimostrano eh, che i soldi c'erano. Stefano Tucci torna all'attacco sui mancati lavori sulla frana di eh, Ponzano Civitella. Tucci ricorda di aver dato sempre il suo contributo da tecnico, nonostante il sindaco lo abbia escluso. Finalmente partono i lavori in via Sauro. Siamo a Giulianova. All'annuncio del sindaco l'intervento di restyling terminerà entro eh, Natale. Ancora avanti con la moto, finisce sotto il tir ed è. Eh, gravissimo giovane rosetano in prognosi riservata dopo l'incidente sulla statale adriatica fra Scerne e Roseto. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina eh, dell'Aquila. Il disastro, il sindaco: 5.000 euro di taglia sui, eh, sui piromani. Eh, questo eh, l'annuncio di Scoccia, sindaco di Prezza, urgente un'azione contro il i criminali e poi nel taglio basso di Nino la sindaca diventa l'eroina del web pratola dal 28 agosto dopo la diretta Facebook del centro degli appelli è seguita da migliaia di persone andiamo sul messaggero andiamo a vedere la pagina dell'Aquila, eccola qui, eh, chiesti 3 milioni di danni agli ex dirigenti eh, della ASL, eh, la vicenda riguarda l'appalto per l'approvvigionamento dei reagenti chimici, secondo la Corte dei Conti sarebbe stata favorita una ditta farmaceutica eh, privata e poi il Cotugno, dietro front, le classi restano a eh, Pettino. Sempre dall'Aquila eh, il grande jazz italiano da istituzionalizzare nelle zone del sisma e la richiesta eh, del sindaco Biondi al ministro Franceschini, la manifestazione si allarga da Matrice, Umbria e Marche. Andiamo ancora avanti, il, um, nella pagina di Avezzano Sulmona, ad Avezzano Comune il sindaco cambia il segretario, nuova procedura per la figura chiave dell'amministrazione, un ex consigliere polemizia, una scelta imposta dall'esterno, il dirigente comunale, la legge permette al primo cittadino di chiamare un suo uomo di fiducia per rivestire questa uh, carica. Scendiamo nel taglio basso, a Capistrello uffici comunali arrivano i carabinieri, l'opposizione non ci danno i documenti, la procura intanto fissa udienza per la ex eh, giunta. e eh, Poi da, sempre da Vezzano, ricorso al TAR del comune Boccia. Vado in procura per Sulmona, MUSP non ancora pronti, scuole, scatta la eh, protesta. Eh, apriamo adesso eh, le pagine dedicate allo sport. Andiamo sul quotidiano Il centro, mercato chiuso per quanto riguarda la sessione estiva eh, ovviamente si parla del Pescara Pescara niente botti e Grana esuberi è il titolo scelto dal centro Bruno a Livorno ma rimangono sul groppone Rossi, Selasi, Stendardo, Milicevic e Forte intanto del sole degli carri alla Juve per circa 2 milioni dai bianconeri arriva il senegalese eh, Canutè eh, il centro ipotizza uh, questa um, formazione tipo per Zeman. Pigliaceli in porta. Zampano Coda, Bovo per Rotta e Mazzotta in difesa. Kulibali proietti e Brugman a centrocampo. Mancuso, Ganzo, Pettinari e Benali in attacco. Nel taglio basso, l'amichevole disputata ieri all'Aragona di Vasto, Poker Guns, la va stesa al tappeto. Zeman fa le prove per il Perugia, partita finita 1 a 4. Eh, prima di passare al Teramo, andiamo a vedere eh, l'apertura dello sport eh, da parte del eh, Messaggero. Eccolo qui: l'Abruzzo Sport. Pescara cessioni e polemiche, il titolo sulla chiusura del mercato del sole dedicare alla Juventus per 2 milioni di euro, i Biancazzurri avranno il 50% sull'eventuale futura rivendita, Zampano resta, il suo procuratore attacca Sebastiani, faccia pace col, col suo cervello, la, re, ehm, la replica non sa di che cosa eh, parla l'opinione, ma è davvero necessario vendere... I eh, ragazzini, eh, si chiede il eh, giornale e in particolare Pierpaolo eh, Marchetti. Mm, per quanto riguarda i prossimi avversari del Pescara, il Perugia ingaggiati, Berci e eh, Coccolo. Eh, poi ancora, andiamo a vedere, eh, restano in rosa Bove e Fornasier, non arriva il difensore che Zeman avrebbe eh, voluto andiamo eh, e torniamo sul quotidiano il centro eh, per vedere adesso il mercato ehm, portato avanti dal Teramo, Serie C Biancorossi, Teramo a bocca asciutta ma vanno via in sei nessun colpo in entrata sfumano eh, Turchetta, Masullo e il portiere Rossi, Sansovini va alla fermana Scipioni, Carraro e Imparato rescindono il, eh, il contratto Andiamo a vedere uh, anche il titolo sul uh, Teramo da parte del uh, Messaggero. Eccolo qui: il Teramo sfoltisce la rosa ma chiude senza acquisti. Apriamo anche uh, le pagine dello sport della uh, città. Ecco qui. Eh, lo sport, Teramo sono uscite, ma ora c'è il nodo eh, repetto, scrive il nostro eh, collega Jacopo eh, Forcella sulle pagine dello sport della città. Il diavolo si libera di tutti gli esuberi, compreso Sansovini, ma gli ultimi giorni hanno aper aperto il fronte con il eh, DS. Proseguiamo con le pagine dello sport, andiamo adesso alla serie, B, do, eh, serie D. Scusate, domenica al Via Sette Sorelle. Un solo obiettivo: è riprendersi eh, la C. Eh, qui vedete eh, tutte le formazioni in campo. Tecnico fuori dalla mischia, meco Monaco e ottimista. L'anno giusto per le Abruzzesi. La serie D sul, eh, sul Messaggero. Parte con l'Aquila, l'Aquila si presenta. Ma, i tifosi, ma con i tifosi resta la tensione, curva deserta. Domenica all'esordio Ranucci. L'obiettivo sarà vincere il campionato del bilancio. Andiamo a vedere insieme il servizio sulla presentazione dell'Aquila Calcio: con una rosa composta da Alessandro Farroni tra i pali, Marco Boninsegni, Luigi Boucher, Claudio Cafiero. Adriano Esposito, Nicola Sabedoi Ibojo, Niccolò Pupeschi e Ferdinando Sieno in difesa con Leonardo Brenci, Lorenzo Ranelli, Alessandro Steri a centrocampo e Michele Boldrini. Andrea De Iulis, Ettore Padovani e Umar Soho con Nicolò Valenti in attacco, si prepara l'Aquila Calcio per la sua stagione 2017-2018, che partirà domenica prossima. A Tonino Ranucci, l'amministratore, Fabio Aureli, il direttore generale, è andata la fiducia dei nuovi vertici societari dell'Aquila Calcio in occasione della presentazione della squadra. No, abbiamo... Ascoltato sia Ranucci sia Aureli, eh, abbiamo ascoltato anche i tifosi, noi vogliamo capire noi e verificare noi su, su, sul campo, come si dice, quello che, quello, che è, eh, quello che riusciamo a fare insieme. Noi per adesso abbiamo piena fiducia sia a Ranucci che a eh, Fabio Aureli. Un clima meno polemico in cui ci si basi sui fatti e non sulle illazioni spesso fomentate dalla stampa per costruire la notizia a tutti i costi, è lo spirito auspicato nel corso della presentazione dalla nuova società. Grande fiducia e riposta nei soci uscenti per il sanamento delle pendenze. I vecchi soci si sono presi l'impegno di poter concludere nei primi 15-20 giorni di settembre e dopo di che... <coughs> Insomma, l'Aquila Calcio si affaccia al nuovo campionato di Serie D, che partirà appunto domenica prossima, con la fiducia nella nuova stagione. Sarebbe opportuno riportare gente in curva, dice il mister riconfermato Pierfrancesco Battistini. Affiancato da Donato Laraspata, allenatore in secondo, Massimo Vernacotola, preparatore dei portieri, e Maurizio Ianni come direttore tecnico. Anche questo campionato ricomincia per l'Aquila Calcio che nella scorsa stagione ha vissuto diversi momenti di grande crisi. Ancora salva grazie all'impegno di alcuni imprenditori che investiranno risorse troppo spesso proprie e sottratte alle attività lavorative. La tifoseria è importante ma lo è ancor più sistemare i conti e pagare i fornitori, per consentire poi alla squadra di disputare un campionato sereno in cui si pensi solo allo sport. Sport e non alle facili chiacchiere da bar, fatte essenzialmente da chi parla facile senza metter mano al portafogli. Il tempo a nostra disposizione è terminato, mattino 6 finisce qui. Il prossimo appuntamento con la rassegna stampa è domani mattina alle ore 8. Mentre la nostra informazione oggi torna alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata.